questo va in continuità con la ristrutturazione di questo plesso che noi abbiamo fortemente voluto. È un progetto che per la prima volta ci consente di utilizzare dei fondi di mecenatismo, quindi anche diciamo la città, no? La realtà civile che si mette in moto per dare delle risposte. Da oggi c'è un nuovo campetto di calcio per i ragazzi del Rione Amicizia e non solo. È stato inaugurato nel plesso San Francesco dell'Istituto Comprensivo Radice Sanzio Amaturo e si inserisce negli obiettivi del tavolo per l'infanzia, a seguito della convenzione tra Comune e Associazione Progetto Abbracci Onlus, presieduta da Claudio Zanfagna. Fino al 30 giugno il campo è anche a disposizione dei ragazzi di Villa Giochiamo, l'impianto sportivo polivalente di via Cosens, temporaneamente indisponibile per i lavori della stazione Bayard. Questa è una piccola pillola di salute che oggi viene messa qui e per sempre, perché sarà controllata dalla scuola, non sarà vandalizzato, sarà un modo per far sì che i ragazzi possano venire qui e giocare a pallone, evitare quindi di fare altro, dalle bustine di droga alle pistole a quello che purtroppo ahimè ancora accade in città. Questo è un segnale molto positivo. Noi in questo asilo nido cominciamo un anno fa a fare un incontro con i genitori sull'importanza dei primi 3 giorni di vita, quindi cominciamo qua un'opera di sensibilizzazione. Dopo un anno circa torniamo con questo campo di calcio, grazie a Claudio Zanfagna, che un grande cittadino di questa città che crede nei giovani, inauguriamo oggi. E la sinergia istituzionale diventa un valore aggiunto, si uniscono due iniziative, due esperienze, quella del Rioni Amicizia e quella dell'area Mercato Pendino, due esperienze non semplicissime che però vogliono partecipare attivamente alla vita della nostra società e noi sicuramente saremo accanto a loro. Noi della Terza siamo strafelici perché in un quartiere particolare siamo riusciti, grazie al progetto Abbracci, a dare, a donare al territorio un campetto che verrà usufruito sia dai ragazzi della scuola ma soprattutto da tutto il quartiere durante le ore extrascolastiche. Quindi il contrasto alle devianze minorili, alla dispersione scolastica e usare lo sport come strumento diventano fondamentali. Questo è il frutto del tavolo dell'infanzia e siamo felici che come municipalità abbiamo indicato queste zone. Il Rione Amicizia e il prossimo sarà quello all'Angiulli, nel Rione Sanità. Fa parte di un progetto molto più ampio, di tanti campi che si stanno realizzando, soprattutto nei luoghi un po' più complicati della nostra città e che daranno la possibilità a tanti bambini, a tante squadre giovanili di poter utilizzare lo sport come momento di aggregazione ma anche come momento di educazione. Il Rione Amicizia è un rione tra i rioni più difficili della città, però noi dobbiamo lavorare con concretezza. Qui abbiamo fatto un intervento sull'asilo nido che è stato potenziato, questo intervento sul campetto, sono le cose piccole ma concrete sono quelle che poi fanno la differenza. Questa è la politica che stiamo seguendo, continueremo così con l'attenzione, col supporto alle scuole, stando vicino alle famiglie, un lavoro quotidiano, faticoso, a volte oscuro, che però è l'unico che poi dà dei frutti.